motivo di questa giornata. Abbiamo cominciato stamattina parlando con il Presidente non solo della grande capacità di lavoro in squadra di questa Regione, ma anche della capacità di cogliere l'emergenza e lo straordinario perché diventi invece una piattaforma abilitante per l'ordinario della Regione. Questo secondo me è la cosa più importante che ho imparato io. Ero sicuro di trovare qui la risposta allo straordinario. Conosco le Marche, dicevo, stamattina da tanti anni, quindi ero sicuro. Quello che ho imparato è che questo sta diventando, nell'uso delle tecnologie, nella strutturazione della Regione stessa, nelle tante cose che abbiamo sentito, non posso riassumerle in così breve tempo, io ho saltabeccato un po' in tutte e tre le sessioni parallele, che abbiamo sentito nelle sessioni parallele, si capisce che questa Regione sta facendo un grandissimo sforzo per uscire da una situazione emergenziale in maniera da essere non solo più resiliente per il futuro, ma anche essere più preparata a cogliere le opportunità di un'economia della conoscenza, di un'economia del digitale, che è l'economia in cui tutti noi ci troviamo a vivere. Chiudo solo con una notazione: non esiste più crescita. Io ho messo per primo io il titolo, quindi me ne prendo la colpa, la crescita digitale della Regione. Non esistono crescite digitali e crescite non digitali. Non esiste una crescita non digitale della Regione, non può esistere. Non esiste un'agenda non digitale del Paese. Non possiamo, non esiste. Quindi il digitale è l'ambiente, l'aria, l'acqua in cui nuotiamo, l'aria che respiriamo. Essere agenda, far crescere una Regione, far crescere un paese come l'Italia, non può fare a meno che di considerare la digital transformation come il task, la sfida per una crescita che sia equa e sostenibile, che è poi quello che noi andiamo cercando. Noi sono ormai due anni che mettiamo al centro di tutte le nostre attività di Forum PA i 17 SDGs dell'Agenda 2030. Perché quando decidiamo che una pubblica amministrazione deve essere migliore, ci diciamo migliore perché? E allora quello ci dice perché? Per diminuire le diseguaglianze, per abbattere la povertà, per migliorare l'ambiente, per migliorare la salute, per migliorare la qualità del lavoro e tutti i 17 quanti sono. Ecco, questo è il senso, e ho trovato una Regione che vuole fare questo salto, cioè vuole utilizzare... Sembra brutto dirlo perché è una cosa straordinariamente devastante stata il terremoto, ma insomma uscire da questo straordinario avendo messo le basi per il futuro. E questa è la cosa, secondo me, se io dovessi fare, lo dicevo oggi in un'intervista ma lo ripeterò poi successivamente, se io dovessi dire quello che ho imparato da questa Regione è questo. E questo è lo spirito con cui cominciamo questo appuntamento di oggi pomeriggio, che è un appuntamento straordinariamente ricco, perché per la qualità e il ruolo e l'importanza delle persone che sono a questo tavolo, ma anche per il tema che è una prospettiva condivisa, appunto la crescita attraverso la trasformazione digitale come prospettiva condivisa per le Marche. Cominciamo con una brevissima, chiederei a voi veramente di essere sintetici, perché come sempre siamo un pochino in ritardo, di essere sintetici, a tre protagonisti dei workshop che ci sono stati, delle sessioni parallele che ci sono state la mattina, di raccontarci brevemente per parole d'ordine quello che è successo, e poi cominciamo con l'assessora Manuela Bora, l'assessore alle attività produttive, che avremo piacere di sentire proprio su questo, su come si muove in maniera coesa il sistema produttivo delle Marche per una Regione più forte e più competitiva. Prego, comincerei dalla dottoressa Amici sulla prima parallela. La sessione parallela di cui vi relazionerò era una sessione che ha parlato di sistema produttivo e del lavoro, e quindi non poteva che mettere al centro dei discorsi che si sono fatti la parola innovazione. Innovazione che è stata citata più volte parallelamente alla parola formazione, quindi è stato sottolineato come sia importante la formazione e come il digitale in tutto questo possa favorire la formazione delle persone e l'innovazione attraverso il digitale. E quindi un digitale che non si distacchi dall'identità del nostro territorio, ma riesca a
accelerare il pensiero, quindi un'idea che c'è già, un percorso che era già segnato, che deve essere qualificato e incentivato dal digitale, che ci serve per riconnettere il territorio, quindi la rete, la banda larga, per connettere i punti di cultura sul territorio, le biblioteche, i punti dove ci sono eventi, dove si costruisce un'architettura immateriale di cultura, di idee, e che possa far interoperare i sistemi. Quindi non siamo più nodi isolati della rete, ma fra un nodo e l'altro ci sono gli strumenti, la digitalizzazione, i sistemi che ci consentono di far scambiare dati, idee e di contaminarci. Quindi anche la contaminazione è stata citata fra le aziende, anche best practice che devono entrare nel patrimonio comune di altre aziende. Ultima, ma non ultima e significativa, direi anche l'idea di accettare i contributi della società civile, quindi un'amministrazione che non sia chiusa in se stessa, ma che si ponga in maniera aperta di fronte alle idee che possono venire anche da cittadini e da altri soggetti sul territorio che possono essere interpellati a dare il loro contributo. Grazie, grazie davvero, è stata veramente efficace. Riassumo le parole. Innovazione, identità, regione connessa, interoperabilità, lavoro in rete, contaminazione, apertura alla società civile. Beh, abbiamo già messo sul piatto un bel po' di cose. Dottoressa, no, forse c'era prima del... Sì. Lo stesso. Prima va bene. Allora, relaziono, sì. Lady first. Grazie. Il terzo tavolo, che era la rete regionale governance locale digitale, anche in questa sessione i termini che sono emersi ovviamente è governance, è digitale, è fare rete, fare sistema. Sono stati fatti grandi passi avanti, però non ci dobbiamo fermare perché c'è ancora molto da fare. Siamo riusciti a mettere su delle piattaforme che sono state utili e sono ancora utili, però dobbiamo continuare perché dobbiamo fare un passo avanti a livello culturale e non confondere la dematerializzazione con la trasformazione del modulo cartaceo in modulo digitale, ma dobbiamo anche cambiare gli aspetti organizzativi e i modi di lavorare in modo tale che la semplificazione poi è una conseguenza dell'introduzione dell'ICT nel nostro lavoro quotidiano. Quindi i vari livelli di governance dal livello locale a livello regionale fino a livello nazionale, quindi mettendo in rete tutte queste istituzioni, solo insieme si può andare avanti e migliorare. Un altro termine che è venuto fuori è saper fare insieme, fare rete, fare sistema. Grazie, anche qui ci sono delle parole d'ordine importanti, governance, piattaforme abilitanti, uscirà fuori fortemente, penso, dal nostro ragionamento. La pubblica amministrazione moderna è una piattaforma abilitante, cioè non fa solo le cose. C'è il vecchio detto che bisogna passare dai remi al timone, è una piattaforma, un'amministrazione che è capace di essere abilitante. Andrea. Allora, la sessione invece semplificazione, efficienza e trasparenza, già queste sono tre parole chiave direi molto importanti. Semplificazione che attraverso l'uso dell'ICT può diventare assolutamente un fattore che semplifica davvero e realmente lo svolgere dell'attività della pubblica amministrazione. Efficienza che è stata declinata dall'assessore anche come un assessore Cesetti che ha presieduto il tavolo, come un elemento di premialità che è stato creato attraverso la responsabilizzazione dei dirigenti nel seguire una serie di obiettivi molto, molto vincolanti sulla loro azione sul territorio in questi termini. La trasparenza come non semplice adempimento, ma come ponte di dialogo verso i cittadini per riuscire a costruire effettivamente un sistema che dialoghi tra pubbliche amministrazioni e è aperta verso i cittadini. È emersa senz'altro l'importanza dei sistemi ICT per abilitare questi tre fattori, così come in qualche modo la digitalizzazione dei procedimenti e dei processi ci porta a ripensare alle modalità con cui effettivamente lavoriamo e amministriamo il lavoro che dobbiamo fare. Quindi la digitalizzazione ci porta a ripensare profondamente le modalità con cui agiamo. Il
tema poi ha visto, diciamo, la sessione ha visto svilupparsi una serie di suggestioni tecnologiche come la tecnologia, il cloud, internet delle cose, i stessi social network, eccetera, possono creare dei servizi importanti per abilitare il lavoro della pubblica amministrazione. Abbiamo fatto un po' il focus su alcuni progetti importanti, quindi il piano telematico, quindi la banda larga, a che punto è e come effettivamente creerà lo strato di che permetterà ai servizi di dispiegarsi, alcuni servizi importanti, un interessantissimo percorso, perché chiaramente a partire dal sisma le cose non sono più state come prima, quindi l'agenda digitale che era stata pensata nel 2013 alla luce di quello che è successo a partire dal 2016 è stata completamente ripensata e stravolta, e questo ha significato sostanzialmente anche rivedere quali sono le applicazioni pratiche che con l'ICT cerchiamo di costruire per dare dei servizi ai cittadini, e quindi anche ripercorrere dai primi momenti del 2016 le prime operazioni emergenziali fatte anche con fogli Excel, con i primi sistemi che ci avevamo a disposizione dal primo giorno del 2016, fino ad arrivare alla situazione attuale che vede invece dei sistemi informativi consolidati per riuscire a produrre dei dati e alimentare un quadro sinottico globale che sia in grado di dare degli elementi sullo stato d'avanzamento di innumerevoli processi che il terremoto deve gestire, dalle macerie ai contributi per la sistemazione della popolazione, fino ad arrivare invece a quello che sarà la ricostruzione, quindi una serie di elementi molto importanti. Direi l'ultima suggestione è sulla comunicazione istituzionale, e quindi come effettivamente riuscire a mettere a servizio, e quindi la trasparenza che dicevo all'inizio, il patrimonio di dati e di informazioni che la pubblica amministrazione raccoglie nel lavoro di sistematizzare e informatizzare tutti i vari compartimenti e le tematiche che gestisce, poi diventa un patrimonio anche a disposizione dei cittadini. Grazie anche a lei. E adesso salutiamo i nostri tre rapporteur, chiediamo di lasciarci il posto e nel dare la parola, nel chiamare al tavolo Mirko Calvaresi del team per la trasformazione digitale, Lucia Trenta, responsabile dell'innovazione del CNR Ancona, e Bruno Bucciarelli, presidente di Confindustria Marche, a cui adesso mi stiamo mettendo i cavalierini. Do la parola, presento, insomma, è strano che la presenti io da Roma, ma insomma voi la conoscete molto meglio di me, l'assessora Bora. E io ho in questo, nella conversazione che abbiamo avuto l'altro giorno, ho individuato tre elementi, ma poi sta a lei svolgerli come meglio che ritiene. Uno, questa capacità di essere sul hype dell'innovazione, quindi Industria 4.0 non è una moda, anche lì, è l'unico modo che ci sarà di produrre. Già adesso è l'unico modo in cui c'è di produrre per le aziende di punta, ma sempre più sarà l'unico modo di produrre. Quindi in che modo una regione per manifatturiera, per tradizione, come le Marche, si pone in questo senso? Come facciamo a farci arrivare le imprese? Perché le imprese marchigiane non sono imprese grandi, come tutte le imprese italiane, ci sono imprese anche grandi, ma ci sono tante imprese, e quindi come facciamo a fare attraverso formazione, semplificazione, attenzione alle imprese, come facciamo a portarcele a questo? E che, come facciamo a lavorare in sistema? Lei mi ha raccontato cose interessanti, anche il rapporto che si hanno con le università, abbiamo qui davanti rappresentate tutte le università delle Marche, quindi questo fare squadra per fare innovazione. Le lascerei la parola. Forse quello è più comodo. Grazie, buonasera a tutti, un saluto caloroso a tutti i partecipanti, ai rapporteur, ai relatori, e un ringraziamento speciale agli organizzatori di questo forum a cui tanto la giunta regionale tiene. Non a caso il tema che si è scelto è proprio il tema della governance post-sisma, e questo perché se c'è una consapevolezza da parte di chi amministra questa regione è che usciremo da questa crisi profondamente trasformati. E per una regione appunto tra le più manifatturiere addirittura d'Europa, dove il settore della manifattura assorbe particolarmente l'innovazione, imboccare insieme quella che sarebbe una via marchigiana dell'industria 4.0 è ormai un percorso
ineludibile. In questo senso ho apprezzato molto, ad esempio, in questa interlocuzione che stiamo avviando con il territorio rispetto alla destinazione dei fondi aggiuntivi del Sisma, oltre 400 milioni di euro, di cui 160 destinati all'agricoltura, 248 diciamo di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di questo 100 destinati all'impresa, quindi complessivamente parliamo di un quarto dei fondi complessivi destinati allo sviluppo economico, perché crediamo che questa sia la migliore medicina per il nostro territorio. Beh, il fil rouge di tutti i progetti che comunque caratterizzano questi 100 milioni di euro destinati alle imprese riguardano proprio innovazione e digitalizzazione. Ad onor del vero, però, ancora prima del susseguirsi degli eventi sismici, questa giunta si era già data come priorità all'interno della propria agenda, in particolar modo quella dell'assessorato alle attività produttive, una priorità sull'innovazione, tant'è che ricorderete, vedo tanto di voi, come avevamo scelto anche insieme, di far partire i primi bandi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale proprio dell'asse 1, ricerca e innovazione. E oramai da diversi mesi stiamo avviando insieme questa interlocuzione sulla proposta di legge Impresa 4.0, che da un lato vuole valorizzare e anche unificare tutti quelli che sono gli interventi a sostegno ad esempio della banda ultralarga, ma piuttosto anche alla creazione di infrastrutture abilitanti. Dall'altro lato vuole aiutare le imprese, soprattutto quelle più piccole che ne hanno più bisogno, anche in termini, mi permetto di dire, talvolta di cambiamento di cultura, aiutarle anche dal punto di vista magari di investimenti nella trasformazione digitale dei processi produttivi piuttosto che in ricerca e innovazione. Ma io credo che la vera sfida di questa proposta di legge, o meglio di questa quarta rivoluzione industriale, sia riuscire a far incontrare sempre di più il mondo dell'impresa con quello della conoscenza, perché non saranno i singoli investimenti anche digitali a far la differenza se non accompagnati con adeguate skills che poi dovranno proprio interpretare e guidare questa quarta rivoluzione industriale. Ora, in questo contesto credo che aiutare le imprese semplicemente, tra virgolette, con dei bandi ad hoc sia per la formazione che per infrastrutture abilitanti sia riduttivo, soprattutto per chi ogni giorno, vedo insomma qua tantissimi imprenditori, lotta in continuazione con la burocrazia. Da parte di chi amministra, non riuscire anche a cogliere questa grandissima opportunità che l'era digitale offre di anche intervenire sul fronte della semplificazione burocratica, credo che sarebbe una grandissima occasione persa. Ad esempio penso ai tanti SUAP comunali che non dialogano con il sistema camerale, in questo modo non viene aggiornato automaticamente il fascicolo elettronico d'impresa. È per questo che, sono andato via Andrea, però avrebbe potuto testimoniare, sin dalle prime proprio settimane dell'insediamento di questa giunta abbiamo iniziato a lavorare per firmare un protocollo d'intesa con Infocamere che desse la possibilità a questa regione di avere una sorta di swap regionale, impropriamente chiamato tale perché ovviamente è e rimane comunale, ma dà la possibilità di avere un unico sistema per tutti quanti i comuni della regione, quindi stesso sistema, stessa password, stesso anche username, ma soprattutto una procedura guidata che quando arriverà alla fine avrà sostanzialmente il 99% delle procedure corrette, non più tante singole autorizzazioni da presentare, quindi CIANI a parte, e soprattutto l'aggiornamento del fascicolo elettronico d'impresa. Ecco, questa giunta all'interno dei pilastri che sta cercando di delineare con il nuovo sistema camerale ha messo proprio questo protocollo che offriremo gratuitamente per 2 anni a tutti i comuni della nostra regione. Certamente la regione da sola non può cambiare il volto di questa regione, però proprio per questo è importante che le interlocuzioni che ci sono state in questi anni, non solo con le associazioni di categoria, ma penso insomma anche il mondo universitario, siano sempre più strette.
Penso ad esempio ai tantissimi strumenti che Industria 4.0 offre. Parto dal più recente. Lunedì in giunta abbiamo formalizzato l'adesione al Competence Center Artes 4.0, che diventerà un punto di riferimento nazionale per il settore dell'additive and additive manufacturing e avrà tra i vari componenti anche centri di ricerca internazionali. O ancora il Digital Innovation Hub, espressioni di associazione di categoria nella quale la Regione Marche ha creduto tantissimo, tant'è che ad oggi siamo la prima ed unica regione che ha previsto anche degli stanziamenti regionali in questo senso, e proprio perché crediamo che essi rappresentino un punto di incontro prezioso per la domanda e per l'offerta di innovazione. E ancora i PID, punti di imprese digitali, che saranno in capo alle Camere di Commercio e che hanno proprio questa funzione di diffondere quanto più possibile le opportunità anche finanziarie che le piccole imprese hanno, sempre nell'ottica di Industria 4.0. E poi ci sono chiaramente i cluster che saranno che da poco si sono già unificati in una grande unica fondazione, e questo la Giunta regionale l'ha accolto con grande favore. È evidente che proprio perché gli strumenti a disposizione sono tanti, dovremmo essere bravi a non, come dire, sovrapporre quelli che sono i vari ruoli, i vari compiti, e quindi la Giunta regionale dovrà, ma si sta insomma già muovendo in questo senso, valorizzare il più possibile le mission di ciascuno, chiaramente con una governance che sia il più possibile condivisa, cercando di creare delle sinergie sicuramente positive. Quindi io, insomma, mi fregio di dire che rispetto a questi temi la Regione Marche è non in prima ma in primissima linea, lo è sempre stato e continueremo a farlo, soprattutto insomma in questa ricostruzione che ci vedrà tutti quanti coinvolti. Grazie di cuore. Grazie. Grazie, poi vi chiameremo qualche volta al Forum PA nazionale anche a raccontarci come state facendo squadra, perché questo lavoro imprese pubblica amministrazione se ne parla moltissimo, ma se ne parla più di quanto non si faccia effettivamente, quindi magari qualche esperienza potete portarla anche a livello nazionale, mi sembrerebbe opportuno e giusto. Allora, adesso do la parola a Mirko Calvaresi. Mirko Calvaresi ci ha raggiunto, è del team per la trasformazione digitale, il cosiddetto digital team della Presidenza del Consiglio, quindi un'emanazione diretta della Presidenza del Consiglio, è il team del commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale Diego Piacentini, che all'inizio si è, facendo una strana call, ha chiamato un numero, all'inizio non eravate tanti, una quindicina all'inizio. Una quindicina di grandi specialisti, di cui molti facendoli tornare da collocazioni estere, Mirko mi pare che venisse da Zurigo se non mi sbaglio, e per tornare in Italia e raccontare un po', essere un po' la punta di diamante dell'informatizzazione della pubblica amministrazione. Mirko ci fa un po' un quadro, ti chiederei di essere abbastanza rapido perché siamo un po' in ritardo, di fare un po' un quadro di quello che in qualche modo il team vede come percorso fatto e percorso da fare. Prego. Innanzitutto grazie a tutti, io sono estremamente contento di stare qui perché io sono marchigiano, quindi questa è la mia regione, lavoro per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non lo sapevamo prima, ho fatto molto piacere di essere stato invitato qui. Allora, io vi racconto la nostra storia, ho portato delle slide, vi racconto la nostra storia e i progressi, come è nato il team della trasformazione digitale e quali progressi abbiamo fatto fino ad oggi. Quindi ho portato un po' dei numeri. Innanzitutto il team è stato istituito nel 2016. Alla fine del 2016, dove è partita questa call, è nato con la disponibilità di Diego Piacentini, che è precedente vice presidente di Amazon, di dare 2 anni al suo paese per cercare di razionalizzare o dare un quadro organico di riforma del quadro dell'agenda digitale della pubblica amministrazione. Quindi sostanzialmente ha iniziato una call per assumere delle persone, io sono estremamente orgoglioso di fare parte di questo team e all'interno di questo team
si è parlato, la visione centrale, la metafora centrale che stiamo cercando di comunicare è quella di creare un sistema operativo del paese, quindi un approccio organico, un sistema operativo è fatto di componenti, le componenti sono quelle che vedremo. In generale l'obiettivo di avere delle tecnologie che dialogano tra di loro appunto in maniera organica e sinergica. Che cosa abbiamo fatto? Qualcuno forse di voi lo conoscerà. A maggio 2017, assieme ad Agit, abbiamo redatto il piano triennale. Il piano triennale per la prima volta nella storia del piano triennale è stato firmato dal Presidente del Consiglio, quindi ha, come dire, un imprimatur forte, di una volontà forte di trasformazione. A mio modo di vedere, umilmente, secondo il mio parere, è un piano estremamente chiaro, estremamente organico, strutturato su un'architettura questa. Ovviamente tutto quello che io vi dico, faccio una parentesi, è accessibile dal nostro sito internet, o lo stesso piano triennale è stato prodotto come un documento vivo su un sito internet da consultare, quindi non è allegato a una legge o in gazzetta ufficiale. Il piano triennale ha una sua architettura che parla di dati, quindi c'è per la prima volta una visione molto chiara di quello che sono l'importanza dei dati, data analytics, parla di servizi digitali che vedete su quella slide, parla di sicurezza. Più o meno il nostro team spazia attorno a questi grandi temi del piano triennale e lavora su questi grandi temi. Ho sentito tra chi mi ha preceduto termini che ci sono particolarmente cari, come quelli di interoperabilità, piattaforme abilitanti, infrastrutture materiali. Se li vedete sono concetti riportati nel piano triennale della pubblica amministrazione, quindi sono concetti della visione strategica che il commissario Piacentini, in generale il team per la trasformazione digitale, sta cercando di dare all'ecosistema futuro. Poi volevo parlarvi anche un po' di quello che abbiamo fatto in concreto, quindi questo è il piano strategico. In concreto che cosa abbiamo fatto? Partiamo dai finanziamenti. Ci siamo preoccupati di cercare di finanziare questo piano triennale rispetto ai comuni, quindi abbiamo cercato di utilizzare in maniera più efficace i fondi PON Governance, ad esempio sul progetto che mi è capitato di seguire, che in assoluto è il progetto che oggi che aveva più difficoltà nel passato, che è l'anagrafe nazionale della popolazione residente. Quindi abbiamo cercato di utilizzare fondi che sono parte della PON Governance di supporto al comune, non attraverso di supporto alla progettualità, ma di rimborso al risultato del passaggio avvenuto. Abbiamo creato, con un lavoro fatto anche con Cassa Depositi e Prestiti, degli spazi finanziari per i comuni, sia nella legge di bilancio che attraverso strumenti finanziari dedicati al finanziamento dei temi del piano triennale. Quindi ancora c'è un approccio organico. Ancora, questo è il nostro sito. Se lo vedete, team per la trasformazione digitale, questi ci sono i progetti che noi seguiamo e quelli che li racconto velocemente con il tempo che abbiamo. Pago PA, il vantaggio per l'amministrazione e per lo Stato di pagare direttamente online le multe, piuttosto che tutti, diciamo, i pagamenti dovuti alla pubblica amministrazione, quindi senza recarsi allo sportello. Una semplificazione dell'esperienza di pagamento, l'integrazione col sistema dell'home banking, lato cittadino, lato pubblica amministrazione, ovviamente un'estrema semplificazione nella rendicontazione dei flussi pagamento, quindi la non gestione del contante. Anche qui sono coinvolte sia Agid, team per la trasformazione digitale, vi diamo un quadro dei numeri come per tutti gli altri progetti e poi vedremo qual è lo zoom nelle Marche. Dunque, rispetto a Pago PA, noi siamo partiti da 980.000 transazioni, quindi in un anno, dal 2015 al 2016 erano cresciute di poco meno di 900.000, oggi siamo a 8 milioni di transazioni, chiuderemo il 2018 con 30 milioni di transazioni. Abbiamo fatto l'onboarding su Pago PA, quindi per la pubblica amministrazione si potrà pagare con PayPal e Satispay, ad esempio, che è una cosa molto innovativa nel contesto della pubblica amministrazione.
Ad esempio ci sono dei casi che chiamiamo citare, il comune di Gallarate, che non è un comune marchigiano ma è un comune che ovviamente citiamo, fa uno sconto agli utenti che pagano con PagoPA. Nella considerazione che è cara al team digitale, ma in generale che penso che vada un po' valga per tutti, che il digitale deve essere più conveniente dell'analogico. Quindi non solo evito la fila, ma ne ottengo qualcosa direttamente. Comuni di Milano, stiamo lavorando con tutte le grandi amministrazioni, quindi adesso entreranno le multe dei grandi comuni, questo farà schizzare il numero di transazioni molto in alto. PagoPA Marche, abbiamo fatto qualcosa, anche qui nelle Marche, 229 comuni, non tantissime transazioni, una percentuale del 0,91% sul totale, il contributo della nostra regione sul totale delle transazioni fatte da PagoPA. Andiamo avanti. Ecco, questo è il mio progetto, qui mi è particolarmente caro, l'anagrafe unica della popolazione residente. Per chi non lo sa, lo diciamo velocemente, ad oggi, quindi nel 2018, il nostro paese non ha un database autoritativo centrale dei nostri dati anagrafici. Il fatto che io risieda nel comune di Ancona, piuttosto che nel comune di Pesaro, nel comune di San Benedetto, come nel mio caso, è conosciuto solo al mio comune. Quindi significa che tutte le amministrazioni devono chiedere al mio comune dove risiedo per essere sicuri di avere un dato attendibile, ad esempio per una notifica, piuttosto che per qualsiasi altro tipo di informazione. Questo per le amministrazioni. Per il cittadino significa che il cittadino ogni volta deve autocertificare quello che lo Stato conosce già, lo Stato inteso come entità pubblica allargata. Ecco, lo scopo di questo progetto è creare un database centrale. È un progetto estremamente complesso che riguarda 8.000 comuni, 40 software house, il Ministero degli Interni, che è l'ente che propone questo progetto, e SOGEC, che è l'esecutore. Nell'ambito di questo progetto, che era assolutamente, come dire, in una fase di abbandono, il team della trasformazione digitale ha assunto il ruolo di program office, quindi contrattualmente è stato delegato dal Ministero dell'Interno per rilanciare e sviluppare il progetto, rilanciarlo tecnicamente, quindi io lavoro per questo progetto. Vi dico, guardiamo un po' i numeri. Allora, il primo comune subentrato era il comune di Bagnacavallo, qualcuno lo conosce. Famosissimo, tutti sapevamo comune... di Bagnacavallo perché era l'unico che aveva fatto l'NPR. Esatto. Abbiamo anche un po' preso in giro, ti devo dire, esatto. Onestamente. Abbiamo anche un po' preso. Era un comune mitologico fino a poco tempo fa. È stato l'unico comune ad entrare nell'anagrafe unica fino a circa maggio dello scorso anno. Dopo, noi abbiamo iniziato a lavorarci a gennaio dello scorso anno, quindi all'inizio il grosso del lavoro è stato riaprire la partita contrattuale tra il Ministero e SOGEI, questo per i dettagli magari lo racconteremo. In ogni caso, ad oggi, i comuni subentrati, quello è un dato vecchio, sono circa 130, pari a 2 milioni e 200 milioni di persone. La cosa interessante è che di questi 2 milioni, 1 milione lo abbiamo fatto nell'ultimo mese e mezzo, e da qui a luglio contiamo di arrivare a 7 milioni, quindi il 2018 è l'anno della rinascita finalmente del progetto NPR. Abbiamo un accordo per far passare Milano e Torino entro luglio, ci saranno Genova, Firenze, quindi anche le grandi città arriveranno, a quel punto il progetto avrà una dimensione anche di popolazione del tutto diversa. Ci saranno dei servizi del cittadino, quindi il cittadino avrà un portale dove per i comuni subentrati potrà stampare direttamente i propri certificati. Questo sarà possibile da inizio giugno. Questo perché una delle prime preoccupazioni che il commissario ha giustamente è la tecnologia può essere venduta se produce dei vantaggi finali per il cittadino, oltre che per le istituzioni. Non può essere un discorso ancorato solo all'interno di un rapporto istituzionale. ANPR Marche non va benissimo. Allora, abbiamo comuni subentrati 0, comuni in presubentro, quindi diciamo rispetto ai dati ufficiali noi abbiamo 130 comuni subentrati e 1100 comuni che stanno per subentrare. Purtroppo nella nostra regione ci sono 0 comuni subentrati e solo 3 che stanno per subentrare, quindi io sono venuto qui sperando anche di avere una mano dalla regione a far avanzare questo progetto che è particolarmente importante. Peraltro in questo momento ci sono dei finanziamenti specifici, come esatto. Voi sapete.
per le, non per le regioni, per i comuni. Per i comuni, comuni. Abbiamo creato... non alle regioni, giustamente, ma ai comuni, giustamente. Ingiustamente non alle regioni, ma ai comuni. Però per i comuni ci sono dei finanziamenti. Sì, l'ho detto prima, abbiamo creato con dei fondi PON dei finanziamenti per il comune al subentro avvenuto, quindi che ripaga parzialmente le operazioni di subentro. Quindi ne stanno soffrendo molto molti comuni, penso che ci stiano iniziando anche la Regione Marche, stiamo partendo come regione un po' in ritardo su questo progetto, onestamente, rispetto ad altre. CIE, voi sapete, carta d'identità elettronica, andrò velocemente sugli altri. La carta d'identità elettronica è uno strumento di riconoscimento sicuro, è uno strumento che può essere usato anche per altri fini, oltre quello che è di riconoscimento. Si è parlato di piattaforme che abilitano, ad esempio può abilitare la CIE l'accesso ai servizi pubblici, ai tornelli, eccetera. Anche qui gruppo di lavoro con il poligrafico, stiamo cercando di implementare lo sviluppo della CIE. E qui abbiamo un po', vi do dei numeri della CIA senza volervi dare troppo un diluvio di numeri che non sono chiari, però stiamo vedendo anche qui una grossa crescita. Nelle Marche va meglio con la CIA. La CIA ha un piano di rollout, c'è cioè un piano di distribuzione centralizzato e i comuni delle Marche sono 229 che hanno già la CIA. SPID è il login unico della pubblica amministrazione. Quindi un unico login, avrete visto forse la pubblicità, qualcuno di voi, un unico login per accedere a tutti i servizi. Io vado da un provider, come potrebbe essere Poste o altri, mi registro una volta do il mio documento, da quel momento posso entrare nel sito dell'INPS, nel sito dell'Agenzia delle Entrate, in tutti i siti, anche regionali, che hanno abilitato SPID. I dati di SPID sono che già 2,3 milioni di persone hanno SPID, quindi 2,3 milioni di persone oggi potrebbero andare sul sito dell'Agenzia delle Entrate e guardarsi il 7.30 compilato, piuttosto che andare sul sito dell'INPS e vedere qual è la propria situazione contributiva. Voi capite che avere la stessa username, la stessa password per tutti i servizi è un'enorme semplificazione per il cittadino. Speedmark, ci sono 16 servizi attivi. Il fascicolo sanitario elettronico regionale accessibile con SPID, anche qui noi siamo a disposizione con la regione per dare una mano per incrementare il numero di servizi, è un po' questo il senso. Io sono a disposizione anche dopo se voleste parlare, perché come team digitale stiamo cercando di entrare in contatto con tutte le regioni, con tutte le amministrazioni per accelerare i progetti che sono di interesse del team, che sono quelli un po' che ho elencato. Due parole e poi la smetto. I nuovi progetti, noi ci occupiamo, dei dati abbiamo parlato, ma anche stiamo cercando di seguire la metafora dell'open government, quindi piattaforme aperte a tutti, software open source nella pubblica amministrazione e comunità di sviluppatori e di designer che possano contribuire allo sviluppo di software pubblico. Questi sono i progetti, abbiamo prodotto pochi giorni fa, secondo me, non ci ho lavorato personalmente, quindi do un giudizio da utente, una linea guida sull'acquisizione e riuso del software che è tra le più avanzate che abbiamo attualmente in Europa, che non parla solo di messa a riuso del software, ma parla di progettazione in modalità open source del software della pubblica amministrazione. Vi invito a guardarla per chi è interessato a questa tematica, perché potrebbe aprire degli scenari anche per le piccole aziende, per gli sviluppatori, estremamente interessanti di approccio alla pubblica amministrazione. E poi abbiamo lavorato molto con le imprese, per portare le imprese all'interno dell'ecosistema dei servizi della pubblica amministrazione. Dico questo e basta. Prendiamo il caso che sembra più lontano, l'anagrafe nazionale della popolazione residente. Ci sono 40 software house che lavorano nell'anagrafe della popolazione residente, ci sono software house che lavorano per supportare le amministrazioni locali ad integrare SPID piuttosto che Pago PA. Un'economia basata sull'interoperabilità significa questo, mettere a disposizione delle piattaforme che consentano a dei soggetti privati di creare delle economie su queste piattaforme. Una delle finalità del piano triennale è esattamente di aprire il mondo dell'interoperabilità a quello delle imprese. Io sono qui, rimango a disposizione anche dopo se per qualsiasi domanda. Grazie. Grazie Mirko.
Grazie Mirko, anche per il tema è tanto vasto per essere riuscito a rendercelo abbastanza semplice. Do la parola adesso a Lucia Trenta, che è la responsabile di innovazione del CNA. Il tema sono chiari e quindi non perdo tempo a introdurla. Prego. Grazie mille di questo invito. So di avere 5 minuti, quindi metto il timer e 5 minuti mi taccio. Ringrazio di questo invito, ringrazio in modo particolare l'assessora Manuela Bora per le cose che ha detto e perché la Regione ha dimostrato finora di essere vicina al tema dell'innovazione per le imprese e soprattutto ci sono piaciute le parole che ha detto l'assessora sul futuro, su quello che ci aspetta da qui a poco in termini sia di bandi ma anche di collaborazione, integrazione delle competenze che abbiamo a livello di associazione di categoria, naturalmente a livello di istituti della conoscenza come le università e naturalmente come pubblica amministrazione. Io credo che questo deve essere assolutamente il nostro modo di lavorare per i prossimi anni, per i prossimi mesi almeno, per avviare un ragionamento veramente sostanzioso per l'innovazione delle imprese. Ecco, quello che vorrei dire è che effettivamente siamo indietro, il dottor Calvaresi ci sta dando dei numeri sulle Marche, abbiamo per il lancio del digital di cui adesso dirò, abbiamo analizzato i dati Istat, ci dicono che le Marche sono indietro, sia come sistema delle imprese, sia come pubblica amministrazione, per quanto riguarda l'innovazione, quindi veramente dobbiamo riprendere a marciare con un passo più deciso e con tenendoci per mano. Vorrei dare questa immagine, dovremo veramente lavorare tutti insieme per questo obiettivo, che è quello appunto di rilanciare le nostre piccole imprese in termini di innovazione e di ricerca, perché solo così ci possiamo, vorrei dire, salvare, perché sono le piccole imprese la ricchezza di questo territorio e dobbiamo convintamente continuare a credere nelle piccole imprese. La CNA nel suo piccolo sta facendo qualcosa. Noi abbiamo cominciato a lavorare in modo integrato sull'innovazione con un progetto che abbiamo chiamato Innovation Box 2 anni fa. Era proprio l'aprile del 2016 quando presso l'Università Politecnica delle Marche, che è sempre stata partner fin dall'inizio di questo progetto con noi, dentro l'università abbiamo lanciato questo progetto. Noi crediamo naturalmente nell'integrazione, quindi abbiamo una partnership molto ampia, molto inclusiva, che appunto è formata dall'Università Politecnica, è formata dal Centro di Trasferimento Tecnologico Meccano, è formata da altre competenze anche di imprese private che ci danno una mano nell'erogare quei servizi e nel fornire quella consulenza veramente specifica nelle tecnologie di impresa 4.0 di cui le nostre imprese hanno bisogno. Una partnership che si è andata allargando in questi 2 anni. Nel progetto abbiamo inserito una serie di iniziative formative ed informative per le imprese a cui hanno partecipato nel totale delle iniziative veramente alcune centinaia di imprese. Sono stati alcuni eventi in cui veramente più di 100 imprenditori hanno partecipato. Vedo la dottoressa Urbani di Meccano che annuisce un'iniziativa che abbiamo realizzato insieme al Federico II lo scorso luglio. Startup innovative che incontrano imprese strutturate, più di 100 partecipanti. Expo Brevetti, dentro di nuovo all'Università Politecnica delle Marche, 40 brevetti presentati e 100 imprese che sono venute a vedere quali erano le nuove idee progettuali. Ecco, iniziative di questo tipo penso che siano utili per il territorio, per le imprese. Ora, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale
impresa 4.0, questa esperienza va a confluire in un Digital Innovation Hub, quindi in una piattaforma di competenze, di servizi, di strumenti che noi vogliamo mettere a disposizione delle imprese. Di nuovo, con questa partnership e allargandola, rendendola trasversale alle altre associazioni di categoria, alle altre università marchigiane, a tutte le imprese che hanno competenze da mettere a disposizione per le nostre imprese. Il lancio del Digital Innovation Hub si svolge proprio oggi, tra un'ora circa, è previsto alle ore 17, nella sala delle polveri o sala Podesti, proprio in questa stessa struttura, quindi invito tutti i presenti al termine di questa tavola rotonda, se avete ancora voglia di continuare a parlare di innovazione e di impresa, a trasferirvi nella sala Podesti, sarete naturalmente i nostri graditissimi ospiti. Continueremo a ragionare di come Impresa 4.0 può essere utile per le nostre imprese. Divideremo la rimanente parte del pomeriggio in due parti, una prima parte più tecnica, in cui avremo degli interventi da parte della professoressa Mengoni dell'Università Politecnica delle Marche, da parte dell'ingegnere Gloria Rossi di Idea, da parte dei colleghi Francesca Giuliani e Andrea Calcina, che ci racconteranno come alcune delle nuove tecnologie abilitanti 4.0 sono già, come dire, possiamo già metterle a disposizione delle nostre imprese. Parlo della realtà aumentata e virtuale, della cyber security, del cloud, dello smart manufacturing. Nella seconda parte del pomeriggio invece parleremo di quali politiche per promuovere l'innovazione. Di nuovo sarà con noi graditissima l'assessora Manuela Bora, ci sarà il rettore Sauro Longhi dell'Università Politecnica delle Marche, che ringrazio perché continua ad essere al nostro fianco in questo percorso, a parlarci del ruolo dei Competence Center, e il segretario generale della Camera di Ancona, il dottor De Vita, per parlarci del PID. E quindi vorremmo idealmente ricostruire la filiera di tutte le piattaforme che sono state indicate nel piano Impresa 4.0. E concluderà il nostro collega Mario Pagani, che della CNA nazionale ci parlerà di come la CNA ha un network già strutturato di ben 50 Digital Innovation Hub sul territorio in 15 regioni. I miei 5 minuti sono terminati, quindi vi ringrazio ancora se vorrete essere con noi al termine della tavola rotonda. Grazie dell'attenzione. Grazie, quindi una maratona di innovazione. Oggi una maratona di innovazione. Grazie, grazie dottoressa. Presidente Bruno Bucciarelli, presidente di Confindustria Marche. Anche qui non ho molto da introdurla, nel senso che è chiaro il ruolo e l'interesse e la spinta che può dare Confindustria a un processo di rilancio delle imprese della regione. Grazie a tutti gli organizzatori. Okay. Ringrazio tutti gli organizzatori per questo importante evento e io vorrei fare il punto della situazione cominciando a dire dove siamo. Noi con il nostro centro studi di Confindustria Marche, coadiuvato dalla Politecnica delle Marche e anche con l'aiuto di UBI Banca, abbiamo finito proprio l'altro giorno l'indagine per il 2017. L'abbiamo presentata in presenza dell'assessore Bora, che ringrazio ancora per la sua partecipazione. E qual è la situazione reale delle Marche? Forse questo è un dato importante dal quale cominciare a riflettere. La situazione delle Marche è che, poi magari cercheremo anche di spiegare il motivo, rispetto alle altre regioni non ha avuto quella spinta propulsiva delle imprese, come appunto è a tutti noto. Siamo però in segno positivo, ovvero la crescita c'è, però non è come magari ce l'aspettavamo. Le cause sono sotto gli occhi di tutti, perché non possiamo assolutamente immaginare che il sisma non ci abbia ferito profondamente e rallentato la ripresa che avevamo già iniziato in maniera brillante. Nel primo semestre 2017 i numeri erano positivi e poi dopo
ahimè, per una serie di circostanze e anche per la tipologia delle nostre imprese, che non ci scordiamo, la prevalenza delle imprese nostre sono manufatturiere, piccole imprese manufatturiere, e credo che l'innovazione nelle aziende manufatturiere sia un po' più difficile. Tra le difficoltà ulteriori non ci scordiamo della crisi enorme che abbiamo avuto a seguito del crollo del nostro maggiore istituto di credito, che ha fortemente inciso sui finanziamenti delle nostre aziende, quindi le aziende nostre si sono trovate senza investimenti. Nonostante questo, è una promessa che avevo fatto anche a qualcuno in sala, un dato positivo che riscontro e che dà la risposta a qual è il futuro della crescita è che grazie a Industria 4.0 gli investimenti nelle Marche sono aumentati del 9,6% rispetto al 2016. Questo dato deve far riflettere molto, perché se gli imprenditori, se pubblico privato crede nell'industria 4.0, io credo che noi siamo sulla strada giusta e non solo supereremo le altre regioni, perché la tradizione imprenditoriale delle Marche è a voi a tutti nota e certamente siamo partiti forse a causa delle motivazioni che ho dato prima un po' a rilento, ma perché è più difficile, anche perché non ci scordiamo che siamo partiti da un livello più basso. I dati del PIL di partenza nel 2007 rispetto alle altre regioni nelle Marche erano più bassi, quindi abbiamo dovuto fare uno sforzo maggiore. Quindi a questo punto io dico che non sono assolutamente pessimista, anzi sono ottimista, anche perché tra i punti di forza, e qui devo dar merito alla regione, io sono praticamente, il mio mandato è parallelo a questo governo regionale, sono al terzo anno e sono anche in scadenza. Però abbiamo avuto una risposta da parte della regione, nella veste dell'assessore Bora, ma anche di tutta la giunta, più che positivo. Abbiamo portato avanti il discorso che a noi interessava, ovvero abbiamo in qualche modo detto qual è la nostra visione sul futuro delle Marche e la Regione con i suoi assessori ci ha creduto e ci ha dato ascolto e l'abbiamo portato avanti. Quindi vorrei aggiungere a quello che diceva prima l'assessore Bora, impresa, sì c'è l'impresa, la conoscenza ce l'abbiamo, abbiamo bellissime università, centri di trasferimento tecnologico, ma anche le istituzioni ci stanno e quindi io credo che siamo nella strada giusta. Sono convinto che questa strada sia la strada da percorrere. Tant'è vero che abbiamo anche costituito il nostro Digital Innovation Hub, che anche quello ci avrà una spinta propulsiva nelle nostre imprese, perché la digitalizzazione delle nostre imprese, e vi invito a venire a verificare, qualcuno di voi magari avrà le imprese già che si sono digitalizzate o avrà visto imprese che si sono digitalizzate, ma l'evoluzione è sorprendente. Un'impresa che ha già subito il processo di digitalizzazione o lo sta in qualche modo in questi giorni affrontando ha delle trasformazioni enormi e bisogna anche smitizzare quel discorso che a me sta molto a cuore, perché tra i dati negativi che abbiamo nel report che abbiamo fatto, purtroppo l'occupazione nelle Marche, particolarmente dei giovani, non è brillante. Siamo rispetto alla media nazionale più bassi e questo purtroppo è un cruccio che gli imprenditori si portano appresso e che vorrebbero risolvere il più breve tempo possibile. Bene, ho la certezza, anche perché lo sto vivendo nella mia azienda, che la digitalizzazione, Industria 4.0, è un fenomeno che porterà all'occupazione, contrariamente a quanto si pensa. Cresce la qualità, crescono i prodotti, cresce l'innovazione tecnologica e crescerà anche l'occupazione. Con chiaramente altri aspetti, con la regione stiamo portando avanti per quanto riguarda l'altro aspetto importantissimo dell'internazionalizzazione. Certo, il sisma non ci ha dato
una mano. Però nelle Marche arriveranno tanti soldi, bisogna essere in grado di saperli spendere bene e far sì che con questi soldi, oltre a sanare la ferita fatta dal terremoto, che non ci sia veramente l'opportunità di rilanciare un nuovo tessuto imprenditoriale. A proposito di start-up, noi abbiamo dei record incredibili. Le start-up delle Marche sono numerosissime, battono tutti gli altri, non c'è dubbio. Quindi con il nostro digital contiamo di assistere anche queste start-up. Immaginate una per tutte, la più grande start-up di Europa sta nelle Marche. Ha cominciato pochi anni fa, aiutata dalla Fondazione Marche, dall'università, ha cominciato con 20 dipendenti, adesso siamo a quota 400. Sta nel settore del carbonio, è un'azienda fatta prevalentemente di giovani e come questa ce ne possono essere tante altre. Io, se non mi fermate, parlerei per una vita, però credo che il mio tempo sia scaduto. Ringrazio tutti i partecipanti e credo che in questo momento dovremo veramente essere ottimisti, perché veramente siamo stati colpiti e nonostante questo stiamo ancora qui e stiamo ancora col segno più davanti. Grazie. Grazie, anche perché senza nascondere le difficoltà ci ha dato un segno di speranza e di capacità di guardare al futuro. Grazie davvero, Presidente. Chiederei ai nostri relatori di lasciare posto adesso alla nuova, l'assessore ovviamente se vuol rimanere può rimanere non mi permetterei. E chiamo al palco Luca Franci, Massimiliano Polacco, Fabrizio Schiavoni e Sauro Longhi. Grazie. Allora. Il primo turno di relatori è stato bravissimo, è riuscito a stare nei tempi, sono sicuro che lo sarete anche voi. Do la parola per un saluto a Luca Franci. Luca Franci è manager per la pubblica amministrazione di Engineering, oltre ad aver sostenuto questa manifestazione, di cui lo ringraziamo per questo, è anche un protagonista del lavoro che sta facendo la regione di informatizzazione, quindi in questo senso mi fa piacere che tu possa portare un saluto a questo consesso. Vi vedo spesso insieme. Funziona? Sì, funziona. Sì, intanto grazie Carlo, grazie per l'iniziativa, perché ci consente veramente di avere un confronto e di conoscere in modo approfondito il contesto. Io dico, ma due parole, due su Engineering. Engineering è una società, diciamo, grande, insomma, sono 10.000 persone in tutto il mondo, di cui 8.000 in Italia, ma in realtà io credo che sia forse anche l'impresa ICT più grande del territorio. Noi siamo in 400 nella regione Marche, dislocati su due uffici, Osimo e Porto San Giorgio. Oggi abbiamo parlato molto di come la tecnologia, no, può diventare strumento, un fattore abilitante nei processi di ricostruzione post-sisma. Ecco, su questo giusto due parole, no, per stare nei tempi. Riprendo un po' le considerazioni che sono state formulate dai relatori che ci hanno preceduto questa mattina, in particolar modo riprendo quanto detto dal Presidente, no? Un processo di trasformazione digitale ha successo quando porta il cittadino verso gli strumenti, rende il cittadino protagonista. Questo è il primo punto. La trasformazione digitale deve rendere più semplice l'uso degli strumenti, altrimenti il progetto è fallito. E per far questo, adesso dico un apparente paradosso, bisogna far sì che l'interazione uomo-macchina, rendere semplice l'informatica è molto difficile, l'interazione uomo-macchina non deve essere progettata e realizzata dai tecnici, dagli informatici, è un apparente paradosso, noi siamo una società di informatica, ma in realtà abbiamo un gruppo molto ampio di laureati in scienze della comunicazione,
in semiotica, che studiano, sono architetti dell'informazione, studiano il modo in cui l'informazione deve essere rappresentata e il modo in cui l'utente interagisce nei confronti della macchina. Ecco, quindi questo credo che sia il primo elemento, il primo fattore abilitante per il successo di un progetto di trasformazione digitale. Un secondo obiettivo che ha posto il Presidente, no? Bisogna garantire trasparenza su quanto sta accadendo. L'assessore Cesetti ha parlato di un ponte di dialogo tra amministrazione e collettività. Allora, trasformazione digitale vuol dire questo, vuol dire trasparenza dei dati e delle informazioni, che detto così sembra banale, ma in realtà è di una complessità unica, perché vuol dire che i sistemi, le applicazioni che vengono realizzate, vengono sviluppate, devono parlare tra di loro, devono integrarsi tra di loro. Un terzo punto, un terzo obiettivo di un progetto di trasformazione deve consentire il lavorare insieme, una piattaforma, una infrastruttura condivisa, questo sempre il Presidente. Aggiungo quello che ha detto il dottor Piccinini, l'innovazione tecnologica deve offrire un servizio. Allora, qui richiamo un po', proprio, due parole, il progetto Meetpad, no? Un progetto che è stato presentato dalla dottoressa Carota e dal dottor Sergiacomi in una delle sessioni parallele, che il cui oggetto, per chi non lo sapesse, è in fase proprio di avvio, è quello di realizzare una piattaforma abilitante per favorire il lavoro collaborativo, per favorire il lavoro collaborativo in particolare a partire dal caso d'uso della conferenza dei servizi per la ricostruzione post-sisma. Ecco, il tema della cooperazione e della collaborazione tra soggetti diversi intorno a questi processi complessi diventa cruciale, diventa determinante. Un buon progetto di trasformazione digitale deve consentire questo, perché ricordiamoci che accanto alle piattaforme infrastrutturali, accanto alla banda ultralarga, no? Quindi accanto alle piattaforme materiali ci sono poi le piattaforme relazionali, no? Le piattaforme immateriali, le relazioni tra gli attori istituzionali e non, che a vario titolo concorrono a portare avanti i processi. Ecco, quindi in due minuti ho provato a rappresentare un po' quello che per noi è le condizioni di successo di un progetto di trasformazione, di transizione verso il digitale. Grazie Luca, a tutti. Grazie di questa testimonianza. Massimiliano Polacco è il direttore generale Commercio e Imprese per l'Italia delle Marche, anche insieme, appunto, ci sono tanti rappresentanti Confindustria, CNA, Confcommercio, adesso avremo la presenza delle Camere di Commercio, cioè il sistema delle imprese è sicuramente in prima linea in questa opera di rinascita della regione. Prego, dottor Polacco. Sì. Grazie per questo invito, ma soprattutto grazie per questo dibattito su questo argomento che diventa essenziale se vogliamo parlare di rinascita e di rilancio. L'argomento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è poi a cascata, ricade di conseguenza sul mondo delle imprese e dell'economia, ha un valore importante e indispensabile. Se noi come sistema Marche vogliamo superare il momento di crisi che abbiamo avuto, sia per i problemi di internazionalizzazione che ci sono stati, che sicuramente aggravati poi dal problema del terremoto che chiaramente ha messo in difficoltà, in ginocchio il 50% del territorio marchigiano, e una conseguenza economica, almeno riguardante il sistema delle imprese che qui rappresento, cioè i servizi, il commercio, ma soprattutto il turismo, una conseguenza su tutta la regione, su questo non c'è il minimo dubbio. E allora una prima cosa che vorrei lanciare nel ragionamento è questa è un'opportunità, la digitalizzazione globale del sistema Marche nel suo complesso, ma noi dobbiamo pensare che forse dovremmo creare un nuovo sistema, modello economico marchigiano basato sulla permanenza dico una cosa, mi rendo conto, abbastanza grave, di questo sistema del terremoto. Il terremoto non deve essere più un evento, deve essere una cosa che noi conviviamo. Ci sono paesi, economie
che convivono fortemente con questa situazione, noi lo consideriamo una cosa tremenda che poi dobbiamo ripartire. Dobbiamo capire che il nuovo modello deve fare in modo che questo il modello marchigiano possa sopravvivere e possa convivere con il problema del terremoto, perché non c'è altro mezzo. Io da quando sono direttore generale ho affrontato 3 o 4 eventi gravissimi di questo tipo, ogni volta ripartiamo, ricostruiamo come prima. Non ha senso, non ha il minimo senso, perché ormai se la situazione è questa, e cioè noi ci abbiamo, i sismologi ci dicono che per esempio la zona Risso avrà terremoto per altri 2 anni e poi si sposterà. Allora dobbiamo ragionare che noi dobbiamo mettere a punto il nostro sistema economico in maniera diversa da quella che abbiamo fatto in passato. Far abbandonare alla popolazione il territorio per farlo riportare è stata una cosa biblica. Noi come organizzazione abbiamo aiutato, in 4 giorni abbiamo portato via 8.000 persone, e adesso riportarle diventa difficile. Questo riguarda il terremoto. Per quanto riguarda invece le trasformazioni che tutti i miei predecessori e soprattutto chi mi ha anticipato ha parlato, io credo che noi siamo in una situazione biblica globale. Per quanto riguarda i nostri settori, se penso al commercio, noi sul commercio senza la nuova, senza un'adeguata ridisegnazione del modello commerciale delle nostre imprese, noi siamo fuori dal mercato. I grandi competitor stanno intervenendo in maniera pesante con i nuovi sistemi informatici, digitali, eccetera. Pensiamo a Amazon, pensiamo a Google, ormai vendono tutti. Ormai si vende anche con Facebook, toccate un tasto e si trova quello che si deve vendere. Cioè noi rendiamoci conto che il sistema della vendita è completamente cambiata. Pertanto se non riusciamo a rimodulare la capacità dei nostri imprenditori su nuove metodologie di vendita, noi siamo un mercato fuori e tutto il nostro settore rimarrà fuori. Pensate alle nostre città, pensate alle città se non riusciamo a ridisegnare, e noi come organizzazione ci stiamo lavorando pesantemente, ci stiamo impegnando a fondo per ridisegnare tutto il mondo delle nostre città, dai centri storici che sono un valore economico inestimabile, ma non soltanto come valore in sé, ma come valore di servizio alla città. Perciò non soltanto di vendita, ma di servizio globale. Perciò i nostri imprenditori commerciali, che voi normalmente conoscete, devono cambiare completamente il metodo di approccio al sistema di vendita. Se continuiamo ad aspettare, i grandi sistemi riusciranno a distruggerci e ci useranno per quello che possiamo come deposito, proprio per quella parte di sistema economico che allora non funziona. Pensate a Amazon, aveva i depositi, poi ha ritenuto che i depositi l'ha spostati nella parte commerciale, cioè nella parte in cui nelle nostre imprese. Pertanto ridisegnare e capire come il mondo digitale può intervenire nel ridisegnare la metodologia della vendita. Io mi rendo conto che sto dicendo cose che qualcuno può pensare fantascientifiche, ma sono qui a 5 anni. A qui a 5 anni potremo avere i nostri centri storici completamente spopolati e non pronti a una metodologia diversa di acquisto. E cioè noi stiamo insegnando ai nostri imprenditori che forse per riuscire ad rimanere sul mercato una parte la deve dedicare al web, una parte la deve diversificare in metodologia di vendita. E questo, il digitale qui ci sta venendo incontro, ci sta aiutando. E se la pubblica amministrazione insieme a noi riesce a fare questo salto di qualità, credo che riusciremo ad superare questo forte momento, non di crisi, ma di trasformazione. Di trasformazione che sono trasformazioni epocali che ci si accorge solo quando e dopo che sono avvenute. Ora, vorrei affrontare l'argomento del turismo. Il turismo sul digitale ha la carta vincente. E cioè, se noi sappiamo come si vende il nuovo sistema turistico, allora, e se riusciamo a trovare tutti i sistemi che oggi ci si mette in campo, pensiamo ai social, allora
L'anno scorso noi avevamo a febbraio una valutazione che i nostri, diciamo che gestiva i booking, aveva portato a un calo dell'80% dopo il terremoto. Da marzo, insieme anche alla Regione, ci siamo messi intorno a un tavolo, abbiamo detto dobbiamo salvare il salvabile, sapendo che il turismo estero l'avevamo già perso. Noi avevamo già una regione col 20% di stranieri, che è bassissima. Per essere un minimo sulla redditività deve essere dal 35 al 40%. Noi eravamo al 20%. Per poter salvare il turismo, poi qualcuno parla di grandi vittorie, ma grandi vittorie io non ne parlerei, parlerei di salvare il salvabile. Abbiamo salvati coi nuovi sistemi, col digitale, abbiamo fatto investimenti anche massicci su questo, con questi nuovi sistemi, e siamo riusciti a gestire in pochissimi mesi, in 2 o 3 mesi, i flussi italiani soprattutto. Siamo riusciti a intercettare i flussi del giovedì, venerdì, sabato e domenica, i cosiddetti, e siamo riusciti a portare in una situazione di decenza economica, se così vogliamo dire, il turismo marchigiano. Questi sono i dati che abbiamo sviluppato insieme alla Politecnica delle Marche, non l'abbiamo ancora presentati perché abbiamo avuto un problema sulla giornata che ci ha nevicato, perciò l'abbiamo spostata il 14 di giugno. Vi anticipo gli studi fatti con la Politecnica, che ci dice veramente che l'anno è stato l'astimo terribile per quanto riguarda il turismo, che abbiamo salvato in corner, dobbiamo dire così, grazie ai sistemi digitali, ma diciamo digitali innovativi e tutto quello che è. Come l'ultima cosa che volevo dire su questo sistema, come il turismo e il digitale può essere di successo. Una cosa, dicevo prima che la nostra regione ha il 20% del mercato, aveva il 20% del mercato estero, questo cosa vuol dire? Che era sconosciuta, che evidentemente non si è lavorato abbastanza per far conoscere questa regione al mondo turistico. Perciò possiamo parlare di regione turistica? Io che dovrei rappresentare il turismo, io dico qualche problema c'è. Se siamo sotto il 10% oggi, oltremodo, credo che qualche problema dobbiamo dircelo. Il digitale, tutta la nuova sistema di presentazione con i nuovi sistemi, noi abbiamo messo a punto un sistema di presentazione della regione che dura qualche minuto, ma che entra sui particolari della presentazione del prodotto, con ci manca gli odori del vino, gli odori della campagna, perché se no perfino i passi dentro i musei, la visione globale a 360 gradi delle nostre bellezze, bene, il digitale ci può permettere di far conoscere finalmente una volta per tutte il nostro mondo e il nostro Marche al mondo internazionale, che è quello che può salvare il nostro turismo. Abbiamo tante cose belle, ce lo diciamo in tanti convegni, ma non siamo mai riusciti a presentarlo adeguatamente all'estero. Questo forse sarà il modo per poter dare un valore aggiunto alla nostra economia, e se il sistema globale delle Marche riuscirà a prenderlo insieme, questa sfida della digitalizzazione, credo che potremo vincere la sfida della rinascita economica. Grazie. 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 Certamente il turismo, lo sposalizio turismo digitale ormai non assolutamente necessario e ineludibile, non se ne può fare assolutamente a meno, anche perché ormai si compra customer experience, i nostri turisti vogliono comprare esperienza, quindi se non gliela facciamo provare e vedere non verranno mai guardandoci da un volantino, in questo senso è chiaro. Fabrizio Schiavoni è il segretario generale delle Camere di Commercio di Ascoli e di Pesaro e Urbino, già questo titolo è un segno di insomma, tutta la regione ha avuto il terremoto, ma anche le Camere di Commercio hanno avuto un bel terremoto nell'ultimo, almeno negli ultimi 4-5 anni, con tutto il sistema camerale ha avuto un gran terremoto. A questo terremoto, come al terremoto delle Marche, si può rassegnarsi passivamente o, come sta facendo la regione, cercare di usarlo come un'opportunità di rinascita. Sì, grazie, buonasera. Intanto ringrazio la Regione Marche e il Presidente Sismondi per questo invito,
e ovviamente è stato un terremoto assolutamente incruento, insomma, ecco, grazie al cielo, ed è anche un progetto che individua un modello organizzativo che forse riuscirà ad andare anche oltre la Regione Marche, perché credo che questo modello di Camera Unica, che pure sconta, come dire, alcune resistenze legittime, territoriali, alcune vischiosità particolari, può rappresentare comunque un modello organizzativo per l'intero sistema camerale a livello nazionale, per la riallocazione di alcuni servizi pubblici sui territori. Il convegno, la riflessione di oggi è così densa, Presidente Sismondi, che si offre a talmente tante riflessioni e refluenze che in 5 minuti ovviamente non possono essere nemmeno, non dico svolte, ma nemmeno intercettate. Quindi ci limitiamo a qualche suggestione che poi potrà essere svolta e declinata magari in qualche altra occasione con una dimensione temporale più dedicata. A volte, riflettendo sul ruolo della pubblica amministrazione, a me viene in mente l'episodio dello zio Pogger, che non so se alcuni di voi ricordano, a me viene dalle letture giovanili, perché si tratta così di un cameo inserito dentro I tre uomini in barca di Jerome, che era una lettura che si faceva 30 o 40 anni fa, perché ultimamente è sempre divertente. Esatto, è un sorridente quadro di umorismo anglosassone che comunque non dovrebbe essere anche proposto ai nostri giovani. E questo zio Pogger è uno zio molto molto volenteroso, che si offre di attaccare un quadro al muro, e lo fa nel timore delle persone che lo circondano, perché appunto lo conoscono. E questo zio Pogger, nell'arco di qualche ora, mobilita la famiglia, i parenti, i vicini, i negozianti, e crea un tale trambusto attorno che il quadro riesce ad essere conficcato per appunto opera dello zio Pogger solo attorno alla mezzanotte, e dice Jerome: verso la mezzanotte il quadro era attaccato, storto, mal sicuro, mentre la parete per qualche metro all'intorno aveva l'aria di essere stata grattata con un rastrello, e tutti eravamo stanchi, morti, depressi, tutti ad eccezione dello zio Pogger. Ecco, con un po' di malizia e anche di autoironia, visto che io faccio parte del sistema della pubblica amministrazione, a volte mi chiedo se siamo percepiti come uno zio Pogger, che al limite volonterosi, tutti estremamente volonterosi, cerchiamo di rendere un servizio utile, e a volte però, ecco, riusciamo anche a fare purtroppo dei danni e a rendere un pochino tutti attorno, penso alle imprese che a volte ci girano questo tipo di critiche, un po' stanchi, un po' morti, un po' depressi, tutti ad eccezione dello zio Pogger. Cioè la pubblica amministrazione comunque mantiene una tendenziale autosoddisfazione, autoreferenziale per quello che fa. Ecco, non è sempre colpa della pubblica amministrazione in quanto tale, del funzionario, del dirigente, io per primo che ho una duplice responsabilità in questo periodo. Dobbiamo anche pensare che il legislatore ci mette del suo da questo punto di vista. Ecco, Sabino Cassese sul Corriere della Sera qualche giorno fa annotava come l'ultima legge di stabilità, quella che una volta si chiamava volgarmente la finanziaria, è formata da 150.000 vocaboli, 150.000 parole, pari a 2/3 dei Promessi Sposi, che è comunque un romanzo di dimensioni ragguardevoli. Ovviamente I Promessi Sposi raggiungono punte di lirismo e di, come dire, emozione narrativa che io stesso, che sono comunque un attento lettore della finanziaria, non ci riescono a dare. E ovviamente gli fa eco il Presidente del Consiglio di Stato, che questa non è soltanto una battuta, c'è una verità profonda, dice il Presidente del Consiglio di Stato, aprendo i lavori dell'anno di competenza: la legge, quando ha 150.000 vocaboli, ovviamente non tutte, ma vi posso assicurare, leggendone per mestiere moltissimo, a tacere degli allegati, che poi gli allegati sono tutto un altro mondo,
La legge, dice il Presidente del Consiglio di Stato Alessandro Paino, tende a farsi provvedimento amministrativo e a diventare confusa. L'amministrazione, nella confusione, ha paura di decidere, tende a difendersi più che a fare, e quando non si amministra per legge, al giudice si impone talvolta, suo malgrado, di amministrare per sentenza. Questo è uno dei mali, purtroppo, del sistema pubblico contemporaneo, in cui quante volte nel timore diciamo questo me lo deve dire un giudice. Ma quando accade questo, voi capite che il potere legislativo e il potere esecutivo sono sconfitti e le battaglie storiche per la divisione dei poteri crollano improvvisamente. Ora, ripeto, sono suggestioni per dire come in questo contesto di regione terremotata le ordinanze, io non ce l'ho con nessuno, ma stando ad Ascoli Piceno un giorno e mezzo alla settimana, prendendo anche ogni tanto il terremoto come la settimana scorsa, le ordinanze sono dei romanzi, sono dei romanzi, e quanta burocrazia purtroppo abbiamo prodotto, e le imprese evidentemente hanno bisogno di intermediazione necessaria, e l'intermediazione a costi, a tempi, e nell'incertezza se si va davanti a un giudice abbiamo perso tutti. Se questo è il quadro che io ho descritto in modo generico, sommario, tranchant, e sappiamo bene che c'è un impegno enorme della pubblica amministrazione a migliorarsi in questo senso, mi piaceva l'espressione della dottoressa Trenta poco fa, di tenersi per mano per superare questo contesto che a volte ci affatica, a volte ci addolora, a volte ci deprime, è indubbiamente il sistema innovativo della pubblica amministrazione, i sistemi informatici in cui noi, come io faccio questo mestiere, vendo un pochino le camere di commercio ovviamente, peraltro l'assessore Bora, che è la madrina della Camera Unica, conosce così bene il sistema camerale che non gli posso nemmeno, come da vecchio burocrate, raccontare alcune cose come facciamo noi, no? Quando, per prendere un po' di tempo, preparatissima sulle camere di commercio, che troppo dicono alcuni. Cerchiamo di superare queste situazioni, e sentivo prima che i comuni ancora oggi non sono in grado a livello italiano di essere interconnessi, per cui se io voglio un certificato e sono di Fano, posso saperlo solo da Fano, ma se in quel giorno mi trovo a Pesaro o ad Ascoli o a San Vincent non posso saperlo. Da questo punto di vista le Camere di Commercio sono 20 anni che consentono là immediatamente questo accesso. Pensate quanto potrebbe essere stato utile nell'attuale fase di ricostruzione avere il fascicolo d'impresa aggiornato e alimentato, una sede virtuale presso il registro sul sistema telematico delle Camere di Commercio, una sede virtuale dove vengono raccolte tutte le informazioni sulla vita della impresa, tutte le autorizzazioni che ha ricevuto, le sanzioni che ha ricevuto, le abilitazioni, oltre ovviamente alla conoscenza anagrafica, le sue condizioni economiche, eccetera. Ma per fare questo, cioè perché le amministrazioni possano accedere direttamente, senza richiedere in modo defaticante alla singola impresa portami, contravvenendo peraltro un divieto già fissato dalla legge, ma di fatto negletto, potrebbero immediatamente accedere ed acquisire ed arrivare all'atto finale. Ora, tutto questo non avviene se non in minuscola parte, perché il sistema degli sportelli unici, lo accennava l'assessore giustamente, il sistema degli sportelli unici non è collegato telematicamente al fascicolo d'impresa detenuto dal registro delle imprese. E questo perché? Perché i comuni, ovviamente non è un giudizio, è una constatazione, utilizzano programmi informatici che non dialogano. Quindi il caricamento nel fascicolo d'impresa dovrebbe avvenire a mano. Questo non avviene. La legge, fatta benissimo, è carente su un punto. Non prevede, è una legge imperfetta, non prevede la sanzione.
salvo ricorrere a forme di sanzioni disciplinari ai dirigenti dei comuni, ma è tutto difficile da accertare. Quindi la legge è fortemente imperfetta su questo punto, mentre altre volte è efficientissima. Qualche giorno fa mi ha telefonato un funzionario dell'ANAC, che come sapete no, dà una mano a suo modo alla pubblica amministrazione, all'accelerazione degli appalti, eccetera, dicendo: guardi segretario, nel sito di una delle sue camere di commercio manca un amministratore che ha guadagnato di compenso con la camera di commercio 75 euro di gettone, non ha dichiarato questo compenso nel sito, nella parte del sito dedicata alla trasparenza. Ovviamente in senso strettamente tecnico aveva ragione, abbiamo provveduto, ma capite bene, lì c'è 1000 euro di sanzione all'inadempienza. In questo caso, che è strategico, la legge non prevede alcun tipo di sanzione. E vado verso ovviamente le conclusioni, ma capite bene che l'argomento è così ricco, interessante, che meriterebbe di essere svolto. È sostanzialmente povero di informazioni, per non dire completamente deprivato, il fascicolo d'impresa. E al tempo stesso e conseguentemente il fascicolo d'impresa, che è consultato solo dalle pubbliche amministrazioni, è conseguentemente povero ed è privato di informazioni il cassetto dell'imprenditore, che è un altro istituto interessante in cui il singolo imprenditore può andare a vedere la sua posizione da qualsiasi punto nel cloud, dal cellulare, ovunque si trovi, basta che si certifica il suo accesso con la SPID o con la CNS. E quindi è povero questo tipo di strumento, che sarebbe risolutivo dal punto di vista dei tempi dell'accesso e del rilascio, conseguentemente è anche povero il portale del registro delle imprese, dove possono accedere lì tutti gli altri imprenditori e tutti i cittadini. Cioè c'è questo grande sistema di certificazione della pubblicità legale che funziona soltanto nella misura in cui è alimentato. E se non viene alimentato non esistono per alcuni casi le sanzioni che vi dicevo. Ecco, e concludo. Per ricreare un tipo di fiducia più intensa rispetto anche al grande lavoro che è stato fatto dalle pubbliche amministrazioni, occorre evidentemente lavorare su questi ecosistemi digitali che, badate bene, in gran parte esistono, devono essere conosciuti, interconnessi e praticati. Pertanto è lodevole, e non ne faccio un motivo, come dire, di giudizio politico, ma è una constatazione oggettiva, che la Regione Marche, pur non avendo una competenza specifica sui SUA, che come ha detto l'assessore rimangono comunali, tuttavia offre l'unico strumento di interconnessione, lo offre gratuitamente ai comuni, l'unico strumento di interconnessione che fa parte di un protocollo Union Camere, Infocamere, ANCI, che consente appunto l'interconnessione e la alimentazione automatica. Ad oggi sono pochissimi i comuni che per varie ragioni non hanno aderito. Ecco, io potrei parlare di moltissime altre cose, vorrei lasciare l'intervento con questa piccola consegna: cerchiamo di fare in modo, non per comprare un prodotto del sistema camerale, che peraltro costa meno degli altri ed è anche informaticamente assolutamente allineato e per i primi 2 anni è pagato dalla Regione Marche, ma appunto usciamo con un piccolo impulso, una piccola indicazione, facciamoci parte dirigente, ciascuno per il proprio ruolo, presso i nostri comuni, perché possa avvenire una rapida transizione verso un sistema di interconnessione digitale e guardare anche alla burocrazia della ricostruzione, perché si può parlare di un vero e proprio sistema di burocrazia, un genus a sé stante, la burocrazia della ricostruzione, che può essere fortemente accelerata dall'utilizzazione di strumenti che, ripeto, ci sono, normativamente ci sono, telematicamente ci sono. Occorre quel tenersi per mano delle pubbliche amministrazioni e delle comunità locali, qui accennava poco fa la dottoressa Tente, che mi è sembrata un'espressione molto suggestiva, molto evocativa e anche molto empatica. Vi ringrazio.
Grazie. Chiederei, chiedendo al Rettore Longhi di rimanere sul tavolo, agli altri relatori se possono lasciare il posto alle altre componenti dell'Università, e quindi a Claudio Pettinari, Rettore dell'Università degli Studi di Camerino, a Marco Bernardo, Delegato Rettorale dell'Università di Urbino, e a Stefano Pigliapoco, Delegato Rettorale dell'Agenda Digitale Locale dell'Università di Macerata. Chiederei anche a Alberico Vicinanza se mi raggiunge al palco. Io vi chiedo scusa, mi metto seduto lì e lascio quest'ultima sessione a Alberico Vicinanza, che è stato il nostro grande costruttore di questo evento dal punto di vista di Forum PR, della società che io presiedo, che quindi vorrei che gestisse quest'ultimo momento di contatto con le università. Buonasera a tutti. Allora, approfittando di questa ultima sessione, questi ultimi interventi che hanno un filo conduttore, perché vedo qui il sistema universitario rappresentato dall'Università di Studi Camerino, dall'Università di Urbino e di Macerata, in particolare anche degli esperti, dei delegati all'innovazione tecnologica, chiederei innanzitutto come il digitale può essere un fattore abilitante in questa terra, come il fattore abilitante, come può accelerare il dialogo tra l'università, la pubblica amministrazione e il sistema delle autonomie locali, anche alla luce di questo dialogo che deve essere ancora più proficuo, proprio perché questa terra ha bisogno di azioni celere, di una ricostruzione immediata e di una ripartenza, come ci ha detto il Presidente di Confindustria Marche, che debba andare oltre una crescita che, seppur c'è stato un segno positivo, ma comunque inferiore all'attese e ha bisogno di numeri significativamente maggiori. Darei la parola prima al Rettore Francesco Pettinari. È Pettinari dall'altra parte. Sessione, gli argomenti che sono stati portati sono stati molti, devo dire, e fondamentalmente di tipo culturale, cioè come il digitale sta cambiando, come dobbiamo cambiare i sistemi produttivi, come dobbiamo cambiare la pubblica amministrazione, come in qualche modo migliorare l'efficienza attraverso una tecnologia. E di esempi ne abbiamo sentiti molteplici, devo dire che sono tutte buone pratiche, come si usa dire, che si stanno diffondendo e che si stanno in qualche modo rafforzando, ovviamente con velocità diverse, con attività diverse. Allora, come Università Politecnica delle Marche, dato che siamo uno dei principali fornitori di competenze digitali e quindi sugli aspetti competenze appunto necessarie per sviluppare questa trasformazione culturale, e mi permetto di fare alcune osservazioni che avranno sì un aspetto più tecnologico, ma che sono fondamentali per sviluppare azioni culturali concrete, quindi effettivamente trasformazioni sociali concrete. Perché dico questo? Perché non è vero che le tecnologie e che le infrastrutture, soprattutto associate alle tecnologie, sono pronte o sono adeguate per sviluppare una serie di azioni così come le stiamo proponendo. Dico questo perché la connettività, ad esempio, che è fondamentale, è il livello fisico, chi in qualche modo ha delle conoscenze informatiche sa come si possa strutturare su livelli, e qui lavoriamo sempre a livello 7, cioè a livello delle applicazioni, ma ci dimentichiamo del livello fisico, cioè dell'interconnessione necessaria per garantire i servizi. Allora, l'interconnessione non è al momento così diffusa, non è così adeguata. Sì, abbiamo il contatto digitale, ma un conto è il contatto digitale, un conto è l'immersione digitale, un conto è essere parte di una struttura
veramente collaborativa. Le piattaforme devono essere collaborative quando c'è una capacità, c'è una connettività, c'è un'interoperabilità tra le stesse che lo rende effettivamente funzionale. Questo richiede ancora degli investimenti. Non si può lasciare gli investimenti infrastrutturali ai privati che vedono tipicamente le industrie delle telecomunicazioni semplicemente dove va il mercato, dove va l'interesse, dove c'è la possibilità di investire. Perché? Perché bisogna in qualche modo che non si facciano solo le strade più battute, ma si devono fare le strade per connettere tutte le persone. E questo c'è molta necessità di investimento. Guardate, questo investimento può portare poi a delle realtà, a delle opportunità veramente concrete. La possibilità di trasferire il paradigma di industria 4.0 nella nostra vita quotidiana e quindi la possibilità di avere l'interconnessione di tutti gli oggetti e quindi avere quella funzionalità, quella operabilità, quella capacità di aumentare la nostra qualità nel paradigma appunto delle smart cities, delle smart communities e come citiamo noi nelle Marche delle smart land, cioè dei territori veramente smart. Allora questo richiede in qualche modo un investimento che sia sempre continuo. Cioè l'investimento sulla connettività, il mantenimento della connettività richiede semplicemente un incremento delle tecnologie, un incremento della qualità del servizio, un incremento della sicurezza del servizio. Ve lo dico da presidente del GAR, che è l'infrastruttura della rete per connettere tutte le piattaforme scientifiche dell'Italia con il resto del mondo, che l'azione di manutenzione di questa infrastruttura richiede semplicemente degli investimenti continui, cioè bisogna ogni anno migliorare la qualità del servizio, passare da 10 gigabit a 100 gigabit, 100 gigabit non è più sufficiente per una serie di attività che riguardano le attività scientifiche. Allora tutto quello che mi permetto di suggerire, che nelle attività di ricerca abbiamo sperimentato da anni, il web di cui oggi nasce, e fondamentalmente al CERN per condividere dati scientifici, cioè la grande trasformazione che è avvenuta nel nostro modo di operare nasce dai bisogni scientifici di condividere l'informazione, di condividere i dati. E allora anche qui l'autenticazione, no? Il fatto che io mi colleghi in qualunque sito del mondo vada, in qualunque università del mondo io vada, mi collego con Eudoram, che è un protocollo che permette con la mia password di connettermi a tutte le wifi di tutte le università del mondo. Ecco, questo modello deve essere in qualche modo diffuso a tutti i territori, cioè in qualunque punto mi collego, a qualunque rete wifi a cui io accedo, devo essere in qualche modo autenticato. C'è un progetto che riguarda l'agenda digitale, ma bisogna ancora continuare e questo si può fare semplicemente aumentando la qualità dell'infrastruttura. E mi permetto di suggerire, qualcuno mi ha già sentito in questa cosa, noi molti anni fa, io ho ragione, qualcuno dei presenti non era ancora nato, abbiamo avuto una grossa crisi che era la crisi energetica, c'è stato un cambio, c'è stato un paese in cui ha dovuto ridimensionare, ripresentare, riformulare il proprio piano energetico. Perché? Perché i modelli di sviluppo energetico non erano più compatibili, non erano, come si dicono, ecosostenibili. E abbiamo fatto una grossa infrastruttura, un grosso investimento che ha coinvolto il paese, che è stata la rete del metano. Cioè abbiamo in qualche modo trasformato il nostro vettore principale di energia, che era il gasolio, in qualcosa che fosse più ecosostenibile e anche meno impattante dal punto di vista ambientale, che era il metano. Abbiamo creato un'infrastruttura in cui abbiamo collegato ogni casa, ogni abitazione, ogni punto di abitare con una condotta di metano. Ecco, io quello che chiedo al Paese, come portatore in qualche modo, è di fare un piano straordinario, esattamente come fu quello del metano, cioè creare un'infrastruttura digitale basata sulla fibra ottica, basata quindi su un supporto fisico che possa effettivamente arrivare sulle case, sui contatori di ogni abitazione, perché a quel punto avremo effettivamente la possibilità di applicare tutto quello che ci stiamo di fronte, perché a questo punto diventa conveniente potersi connettere e non andare a fare il proprio pagamento in posta. Non devo ricordarmi 1000 password, perché a questo punto ho la possibilità di connettermi a tutti i siti velocemente, non con un contatto digitale, ma con un'immersività completa e quindi con una capacità effettivamente di pensare a nuovi servizi ancora non pensabili. Allora, se questo noi lo facciamo come paese e magari anche come regione, magari pensando di portare quella qualità di servizi, quella qualità in qualche modo della vita che può
un'infrastruttura digitale, aiutare a crescere, aiutare a migliorare, in questo laboratorio che abbiamo della ricostruzione, forse possiamo mostrare questo laboratorio, quindi questa attività che andiamo a sviluppare, come una buona pratica da diffondere in tutto il paese. Guardate, noi abbiamo una struttura bella, ricca, qui prima è stata citata il turismo, tutte le attività, ma quando una persona che viene dall'estero, la prima cosa che fa è rimanere connesso, rimanere in qualche modo capace di continuare anche a sviluppare attività lavorative a centinaia, migliaia di chilometri, nei nostri belli territori, anche delle aree interne. Questo non siamo in grado ancora di garantirlo. Allora, questo che dovremmo fare è di incentivare questo tipo di azione. Ma pensate alle potenzialità della città, le potenzialità di una città in cui tutto, come nel paradigma di Industria 4.0, io posso connettere tutti i contatori, posso connettere tutte le azioni che in qualche modo hanno a che fare con l'abitare civile, tutti gli impianti di illuminazione, tutti i punti che in qualche modo possono generare informazione, possono essere utilizzati per pianificare attività anche economiche, anche produttive. Guardate, il futuro è fatto di ritorno nelle città delle attività produttive. Ci sarà un artigianato digitale, o meglio, ci sarà la capacità in qualche modo non più di produrre milioni di prodotti come abbiamo fatto prima nelle grosse imprese, ma avremo ancora la possibilità di produrre milioni di prodotti tutti diversi l'uno dall'altro. Allora, tutto questo richiede anche di ripensare ai modelli di sviluppo, in qualche modo alla classificazione che abbiamo pensato nel passato nei modelli di sviluppo. La nostra terra è fatta di piccole imprese, è fatta di piccole attività produttive. Quello che in qualche modo si vuole forzare di far crescere nelle Marche con aggregazioni, quindi con dimensioni sempre maggiori, perché questo permette una competizione maggiore, permette un'infrastruttura maggiore, permette di intercettare mercati maggiori. Questo può essere una soluzione, ma forse è un modello vecchio. Il modello che vediamo nel futuro è un modello in cui la velocità di interazione, la velocità di cambiamento, la velocità in qualche modo di intercettare bisogni che adesso non esistono è la chiave. È la chiave in qualche modo per rendere questi territori ancora più competitivi, per rendere la qualità della nostra vita ancora migliore. La velocità con cui pensare, la velocità con cui adattare. Guardate, questo è quello che sta accadendo. Quindi se noi riusciamo in qualche modo ad essere dietro questa capacità di innovazione, questa capacità in qualche modo di trasformazione, torneremo ad essere un territorio veramente diciamo ispiratore di nuove soluzioni, ispiratore di nuovi paradigmi, ispiratore in qualche modo di quella capacità, perché siamo territori, visto che stiamo facendo questo forum delle Marche, con un'altra capacità imprenditoriale. Nasciamo fondamentalmente con la voglia di essere imprenditori. Ogni 8 abitanti abbiamo un imprenditore. Questo significa che abbiamo questa propensione, siamo anche bravi, io non sono un imprenditore né voglio esserlo, però diciamo abbiamo una categoria che è capace di dimostrarsi anche delle difficoltà di creare nuove opportunità di lavoro. Allora, tutto questo ha bisogno, però io ripeto, di un'infrastruttura, ha bisogno di un grosso progetto nazionale, ha bisogno in qualche modo di riservare su questa linea un progetto che sia per il Paese effettivamente di rilancio. E guardate, questo è il rinascimento, questa è la possibilità in qualche modo di essere nel mondo capaci di tornare ad essere creativi, tornare ad essere produttivi, perché nel momento che abbiamo una connettività che ci permette a tutti di essere a 100 gigabit, noi possiamo effettivamente raccontare il nostro rinascimento a tutti, il nostro valore, la nostra bellezza, la nostra capacità di accogliere le persone in tutto il mondo. Questo sì che ci renderebbe effettivamente partecipi e di nuovo attivi nelle linee di sviluppo che tra poco in qualche modo si configureranno. Più ci avvicineremo a questo e più saremo capaci di intercettare e di migliorare le nostre condizioni nel futuro. Vi ringrazio. Passo la parola a Rettore dell'Università di Studi Camerini, Claudio Pettinari, che sollecito sulla considerazione che avevo svolto prima. Sì, grazie molte. In realtà ho un po' di difficoltà anch'io, perché guardando un po' la platea mi sento come un ateo che dovrebbe spiegare il Vangelo a un monastero di frati, probabilmente. Perché le persone che sono rimaste sono probabilmente molto più preparate di me sull'argomento, non,
non sono sicuramente un esperto di, chiamiamoci così, di tecnologie digitali, di economie digitali, ma forse il mio intervento era più diretto all'aspetto che ringrazio intanto il dottor Schiavoni aver toccato, cioè il terremoto e, diciamo, e la possibilità di rinascere, risorgere, ricrescere, avere un nuovo rinascimento. Condivido molto quanto detto da Sauro Longhi, e se quelle sono le necessità di gente che vive lungo l'area costiera, potete immaginare quelle che possono essere le necessità di gente che vive in montagna. Io non le voglio più neanche chiamare aree interne, ma voglio chiaramente distinguerle come aree costiere, aree pianeggianti e aree di montagna, dove quelle connessioni di cui si parla qua non arrivano. Ma se parliamo di velocità, ecco, possiamo immaginare che se da qualche parte si va a 5 giga, da qualche altra parte si va a 3, da noi forse si va a 100 mega. Questa è la realtà. E purtroppo questo non sempre viene detto, cioè non viene detto che ci sono realtà diverse, che si trovano in condizioni diverse, che gareggiano in maniera diversa e che partono da posizioni diverse. Non stiamo tutti gareggiando e competendo messi nelle stesse condizioni iniziali. Questo non significa che non ci crediamo in questo, anzi, io credo che il nostro Ateneo possa essere considerato un precursore. Forse noi Industria 4.0 la facevamo almeno 6 anni prima dei tedeschi, perché se penso a esperienze come quelle vissute con la nuova Simonelli, alcune start-up innovative che abbiamo creato, beh, credo che eravamo già pronti. E forse tanto di quello che leggo oggi scritto noi lo abbiamo attuato, e probabilmente, lo dico, le tecnologie informatiche hanno anche salvato il nostro Ateneo, e questo è un qualcosa su cui ci tengo, perché oggi grazie a delle piattaforme noi arriviamo nelle case di tanti ragazzi, colloquiamo con loro, discutiamo con loro, rispondiamo alle loro domande, facciamo le nostre lezioni, diamo informazioni, li teniamo uniti, li teniamo collegati, facciamo vivere quel senso di appartenenza che è difficile in un momento come questo. Quindi in realtà, ecco, posso dire e ringraziare tutto quel gruppo di informatici che in maniera quasi visionaria 18 anni fa hanno iniziato un bel percorso a Camerino e ci hanno resi pronti anche a risolvere situazioni difficili come quelle che stiamo vivendo adesso, situazioni di emergenza. È chiaro che oggi si parla di Industria 4.0, si parla di tante cose. Credo che il progresso non ha senso arrestare o pensare che magari Industria 4.0 possa, ho sentito frasi, forse ci saranno meno posti di lavoro. Non credo, assolutamente. Il progresso non si può arrestare. Io sono chimico, ricordo perfettamente come la plastica ha cambiato la nostra vita, più o meno come lo sta facendo oggi lo stanno facendo oggi le tecnologie digitali. A qualcuno può sembrare di meno, invece no, la plastica ha cambiato la nostra vita negli anni 60. Oggi la demonizziamo ancora, ma immaginate ora dove stareste seduti se non ci fosse la plastica. Probabilmente per terra, ma non su quel pavimento. Probabilmente avreste portato delle borse di cuoio pesantissime con dei computer non so di qual materiale.
E quindi è chiaro che le tecnologie digitali sono la plastica degli anni 60, arriveranno ovunque, sicuramente, e saranno fondamentali per noi. Però prima di andare a fare a creare qualcosa che chiamiamo industria, impresa 4.0, dobbiamo creare persona 4.0, uomo 4.0, comunità 4.0, scuola 4.0, università 4.0. Di questo nessuno parla, ma non sono le tecnologie che non sono adeguate, è la formazione che non è adeguata. Chi andrà a spiegare a mia madre come utilizzare certe tecnologie? A quel punto posso anche non portarla la rete su. Questo, signori miei, è importante. Questi processi vanno accompagnati. Ed è per questo che il nostro, la nostra missione è così importante. Vorrei dire qualcosa, ecco. È chiaro che molto non dovrò dirlo perché Schiavoni mi ha preceduto, è stato da questo punto di vista fantastico, ha alleggerito di molto il peso dell'intervento. Stiamo cercando di accelerare i processi, ma io, signori miei, da 18 mesi vivo in un inferno che è dato da un rallentamento di tutti i processi. Ho vissuto il terremoto del 97. Le cose nel 97 si facevano molto, ma molto, ma molto più velocemente. Io ho qui l'amico Davide Piccinini e con lui ce le diciamo queste cose, è vero, non c'è chiarezza, non c'è nessun tipo di chiarezza, non c'è nessun tipo di responsabilità da parte della politica. Posso anche immaginare di trasmettere digitalmente un file in un secondo, ma poi starà 15 giorni su una scrivania, perché nessuno si prenderà la responsabilità di dire che quell'affermazione è corretta o è sbagliata. E allora ecco che ritorno al ruolo fondamentale delle istituzioni, degli enti, tenendo presente sempre che per quanto potremmo essere bravi, questo non è stato mai la nazione solo dei servizi, ma è stata anche la nazione dei prodotti, e o continueremo a progettare come abbiamo fatto in passato a grande livello, oppure, signori miei, per l'Italia non ci sarà futuro. Ringrazio il Rettore che naturalmente ha posto l'accento sul fatto che le tecnologie sono uno strumento, se poi dietro non ci sono gli uomini e le teste, i cervelli, la formazione, ciò non fa sì che non andiamo da nessuna parte. L'agenda digitale delle Marche, è stato detto prima, solo accennata, è stata stravolta, modificata con il sisma, con l'evento sismico. Volevo capire meglio da due esperti, due delegati rettorali, uno all'innovazione tecnologica, uno proprio all'agenda digitale. Quali sono stati gli impatti, le modifiche principali di questo stravolgimento dell'agenda digitale delle Marche a seguito di un evento così disastroso? Sì, allora grazie innanzitutto. E vorrei partire da un tema più generale, quindi il tema della crescita digitale, di questa tavola rotonda, che è un tema che viene sempre più collegato a quello dell'industria 4.0, quindi a quello della quarta rivoluzione industriale, dove con questa locuzione intendiamo che cosa? Intendiamo una rivoluzione che si associa ad un impiego pervasivo di dati e di tecnologie computazionali per trasformarli in informazioni su cui prendere decisioni, nonché di nuovi materiali, componenti e sistemi che sono totalmente digitalizzati e totalmente connessi, quindi l'internet delle cose.
Ecco, sotto questo profilo il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato un piano strategico a supporto dei settori industriali, appunto il Piano Nazionale Industria 4.0, che prevede misure concrete in base a tre principali linee guida, che sono quelle di operare in una logica di neutralità tecnologica, di intervenire con azioni orizzontali anziché verticali o settoriali e agire sui fattori abilitanti. Ecco, in particolare abbiamo quattro principali direzioni di intervento previste in questo piano: gli investimenti innovativi, finalizzati a stimolare l'investimento privato e aumentare la spesa in ricerca e sviluppo e innovazione, prevalentemente attraverso detrazioni fiscali e credito d'imposta; le infrastrutture abilitanti, in particolare assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire sicurezza e protezione dei dati e collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali. Particolarmente rilevante sotto questo profilo è il progetto della banda ultralarga, della quale si è sentito parlare in vari momenti questa mattinata. Awareness e governance, cioè diffondere la conoscenza, il potenziale, le applicazioni della tecnologia dell'industria 4.0 e garantire appunto una governance pubblico-privata per raggiungere gli obiettivi prefissati, e infine competenze e ricerca. Ecco, è proprio di fondamentale importanza che nel piano Industria 4.0 del MISE ci sia questa direzione che ho citato per ultima e con la quale mi ricollego a quanto detto poco fa dal Rettore Pettinari, che condivido appieno, persona 4.0. Questa azione è focalizzata sulla formazione digitale e quindi strettamente connessa col pensiero computazionale, una locuzione che è stata coniata una decina d'anni fa, nel 2006, da Jeanette Wing, per caratterizzare in maniera sintetica il contributo culturale apportato dall'informatica alla società contemporanea. È un concetto molto interessante, perché il pensiero computazionale è un processo mentale finalizzato alla risoluzione di problemi. Quello che è interessante è che ciò è costituito dalla combinazione, da un lato, di metodi che sono caratteristici degli aspetti computazionali, quindi l'analisi dei problemi, la rappresentazione dei dati, l'automazione delle soluzioni, dall'altro però capacità intellettuali generali, quindi come affrontare la complessità, come gestire le ambiguità, come confrontare le alternative per arrivare a prendere delle decisioni. E queste hanno un valore generale, i cui benefici si estendono ad altre discipline, quindi hanno una valenza interdisciplinare. Ecco, la rilevanza del pensiero computazionale è sempre più riconosciuta. Penso che un esempio notevole sia quello di questo riconoscimento, sia costituito dalla legge che va sotto il nome di Every Student Succeeds Act, approvata dal Congresso americano nel 2015, che introduce l'informatica nel novero di quelle materie che è necessario insegnare a scuola, come dice la legge stessa, con lo scopo di fornire a tutti gli studenti l'accesso ad un'esperienza educativa e a un curriculum che siano più ricchi. A ruota l'amministrazione Obama lanciò poi l'iniziativa Computer Science for All, il cui obiettivo è quello di insegnare l'informatica a tutti gli studenti americani, dall'asilo alle scuole superiori, e dotarli di quelle abilità computazionali necessarie per essere creatori, non solo consumatori nell'economia digitale, e per essere cittadini attivi in un mondo che è sempre più basato sulla tecnologia. Ecco, è proprio in questo ambito, io credo, cioè l'ambito del pensiero computazionale, che il sistema istruzione, quindi sia quello nazionale che quello regionale, debba svolgere un ruolo chiave. Scuole e università, in particolare le scuole e le università del territorio marchigiano, debbono muoversi in modo sinergico, potenziando quelle iniziative che sono finalizzate alla divulgazione del pensiero computazionale e successivamente alla sua applicazione in tutti quei campi che ne possano beneficiare. Se nelle scuole di ogni ordine e grado il pensiero computazionale deve assumere la stessa rilevanza dell'insegnamento dell'italiano e della matematica, perché le capacità linguistiche, la capacità di astrazione, la capacità computazionali sono tre tasselli fondamentali, egualmente importanti tra loro per il pieno sviluppo cognitivo di ogni studente, dall'altro nelle università non si può prescindere dall'affiancare alla docenza tradizionale in presenza piattaforme digitali di learning management a supporto di attività di blended learning e relearning, come pure attrezzare aule e laboratori tecnologicamente sempre più evoluti, trasformando inoltre gli insegnamenti di informatica presenti nei corsi di studio di area non tecnico-scientifica, tipicamente ridotti alle CDL o poco più, purtroppo, ad insegnamenti di pensiero computazionale in cui poi si utilizzano applicazioni software specifiche per la disciplina oggetto di studio e quindi utili nel mondo del lavoro. Ecco, e solo così io penso che potremo formare futuri cittadini, in particolare futuri marchigiani, che da un lato facciano un uso consapevole delle tecnologie digitali,
nonché futuri professionisti che abbiano le competenze necessarie per affrontare un mondo del lavoro come quello dell'industria 4.0 in cui l'ignoranza digitale non è più ammessa. E penso che, tornando alla domanda iniziale che mi è stata posta, penso che questo sia a maggior ragione ancora più importante nelle zone della nostra regione che sono state colpite dal sisma. Penso che in quelle zone si debba fare in questa direzione uno sforzo straordinario con l'aiuto dell'intero sistema istruzione della regione. Grazie. Per concludere l'ultimo intervento passo la parola al delegato rettorale dell'agenda digitale locale dell'Università di Macerata. Grazie. Buonasera a tutti, io sono l'ultimo relatore di questa tavola rotonda, quindi per me il compito è assolutamente semplificato perché è stato detto praticamente quasi tutto e quindi diciamo non ci sono tanti elementi ulteriori. Io faccio parte Università di Macerata. Università di Macerata è un'università umanistica che è molto attenta e attiva anche sul fronte dell'innovazione, come del resto dimostra lo slogan dell'Università di Macerata, no? L'Università di Macerata, l'umanesimo che innova. In effetti, quando parliamo di innovazione, occorre tenere presente che in effetti l'innovazione è il risultato del lavoro e in realtà dell'impegno dell'uomo, cioè dobbiamo un po' mettere al centro il fattore umano, che deve essere in grado di utilizzare le tecnologie e quindi sotto questo profilo concordo perfettamente con il rettore Longhi sulla necessità di un'infrastruttura tecnologica facile, accessibile e di immediata fruibilità. Ma dall'altra parte dobbiamo avere una figura di utente in grado anche di capirne l'utilità, di riuscire a valutare come quella tecnologia può essere funzionale, può essere efficace per far meglio il proprio lavoro. Si parlava prima della complessità delle norme, è vero, cioè è oggettivamente una cosa complicatissima. Oggi si dovrebbe parlare di diritto amministrativo informatico, oggettivamente, perché la firma autografa è stata sostituita con la firma elettronica, la classica comunicazione tradizionale cartacea, abbiamo i servizi elettronici europei di recapito certificato, che sono già qualcosa di diverso dalla posta elettronica certificata. Quindi c'è veramente un mare di norme italiane, europee, qua bisogna che l'uomo che è chiamato ad utilizzarle venga messo in condizione di capirne l'efficacia, di fidarsi anche di queste novità. E allora è chiaro che la crescita culturale digitale rappresenta un motore indispensabile proprio per l'innovazione. Non possiamo pensare che le tecnologie risolvano tutti i processi di ridisegno dei vari operazioni, flussi, eccetera, eccetera, se non abbiamo l'uomo che si fa parte attiva, consapevole ed efficace. Noi all'Università di Macerata abbiamo creato nel corso di tanti anni ormai un centro che ci viene riconosciuto come centro di eccellenza sull'archiviazione e conservazione digitale. Quindi, diciamo, la transizione verso il digitale vista dal punto di vista della formazione della memoria. Allora noi, di fatto, legislatore italiano, ma ormai quello europeo, sta spingendo fortemente sul documento informatico, quindi sostituiamo il documento cartaceo con il documento informatico. Anzi, se guardate bene le ultime norme, si parla di nuove forme del documento informatico, perché in realtà viene stabilito che una semplice registrazione di dati su un database è di fatto un documento che impegna il soggetto che effettua quella registrazione. Ma poi, se questo è un documento informatico, un documento va anche mantenuto nel tempo. Chi firmerebbe un contratto in digitale se non fosse sicuro di poterlo esibire in caso di necessità anche a distanza di n anni?
Quindi è inutile che introduciamo firma digitale, firma elettronica, firma avanzata, posta certificata e chi più ne ha più ne mette, identità digitale, se comunque non andiamo a vedere come poi questo documento che rappresenta la, diciamo così, le sicurezze dell'uomo che lavora e che di fatto firma un contratto con la responsabilità che ne consegue, quelle sicurezze gli devono essere fornite anche nel contesto digitale. Quindi strumenti sì, ma anche change management, gestione del cambiamento, crescita culturale in questo settore. Questa mattina abbiamo sentito il dottor Spuri che a un certo punto evidenziava il fatto che a causa del terremoto alcuni archivi sono stati completamente distrutti, direi beni culturali distrutti. Sotto questo profilo la digitalizzazione mi sembra una esigenza e un passaggio assolutamente necessario. Ma digitalizzare non solo per digitalizzare, digitalizzare per favorire l'accesso, e quindi mi leggo al concetto anche del turismo, l'accesso, la fruizione. E quando si parla di accessibilità si intende anche la capacità di descrivere quell'oggetto che sto digitalizzando con un linguaggio, con una terminologia che effettivamente viene conosciuta a livello internazionale. Quindi anche in questo caso tecnologia per la digitalizzazione, ma anche conoscenza sul bene culturale che si sta digitalizzando, in modo da descriverlo per favorire veramente l'accesso, la fruizione. In ultimo, e non dico altro, anche perché veramente quello che voglio dire è unire la tecnologia al sapere che l'uomo nel corso degli anni ha sviluppato. Digitalizzare i beni culturali, ma dobbiamo conoscere i beni culturali, dobbiamo saperlo valorizzare. Accesso. Accesso, qua il problema dell'accesso forse è uno dei problemi più seri, perché se è vero che stiamo digitalizzando una quantità veramente esponenziale di dati, uno dei problemi che noi dovremmo già considerare e quindi prepararci a questa, diciamo, ad affrontarlo, è quello di avere strumenti per un accesso che vada al di là dell'accesso che oggi abbiamo con i motori di ricerca che conosciamo. Si stanno sviluppando le tecnologie semantiche, si parla di intelligenza artificiale, sicuramente questo, diciamo, anche collaborazione con la Politecnica delle Marche in questo settore è molto importante. Parliamo di digital humanities, cioè di tecnologia applicata al sapere dell'uomo. Quando parlo dell'accesso, quindi è un accesso con dei vocabolari controllati e abbiamo la linguistica computazionale che ci permette di creare delle ontologie. Faccio un esempio, noi stiamo creando il fascicolo sanitario elettronico, insomma stiamo digitalizzando, ma un domani che io devo avere accesso, un domani sto parlando in avanti nel tempo, che cercherò all'interno di questi grandi contenitori digitali, l'informazione che mi interessa, dovrò pur conoscere il linguaggio con cui certi documenti sono stati prodotti. Cioè l'aspetto terminologico farà la differenza, tant'è che i medici di base che sono chiamati a produrre il patient summary, cioè profilo sanitario sintetico in digitale, stanno incontrando difficoltà perché devono uniformare la terminologia. Se descrive una patologia la devi descrivere in modo assolutamente standard, altrimenti io vado a cercare con dei potenti strumenti tecnologici, ma se non conosco il termine utilizzato, non conosco il vocabolario utilizzato al tempo in cui è stato prodotto il documento, attenzione, perché pensiamo di archivi digitali che devono essere mantenuti nel corso degli anni, anche a lungo termine, e quindi assolutamente, come vedete, l'aspetto linguistico, linguistica computazionale, insomma, l'aspetto umanistico. Grazie. Grazie, si conclude qui la prima edizione del Forum Pia Marche. Volevo ringraziare in particolare la Regione, la Giunta regionale che è stata presente con tutti gli assessori qui,
i 45 relatori del Forum Pia Marche e la società Engineering Ingegneria Informaria è stata main partner dell'iniziativa. Grazie.